dove siamo? Qui siamo alla Pobbia, Pobbia in dialetto, che significa pioppo. Qui c'erano i pioppi, sono delle piante con delle foglie piccole che cantano, perché quando c'è il vento creano un fruscio. C'erano anche dei platani, dai pioppi e dai platani si ricava la materia per poter fare la carta, la cellulosa. Poi c'erano anche dei gelsi, perché qui si coltivava il bacco da seta. Si davano le foglie dei gelsi ai bacchi e questi producevano i bozzoli con la seta. E poi si coltivava il tabacco. No, appunto c'era il tabacco, c'era il grano turco, c'erano molte bestie, cioè mucche, capre, asini. Dimmi. Ma c'erano anche i funghi. C'erano anche i funghi, c'erano delle castagne e poi c'erano queste fattorie, masserie si chiamavano, mezzadrie, perché il padrone era un signore di Como che dava poi dopo da lavorare ai contadini il terreno e i prati e facevano a metà, per questo mezzadria. E noi i robbiani, i nostri antenati, sono nati qui perché coltivavano la rubbia, che ha un colore rosso per colorare appunto i tessuti come la tua camicia. E qui appunto si entra nel cortile della masseria, dove c'erano gli animali da cortile e dove si abitava anche. Entrando in questa corte, più che all'architettura, mi vengono in mente i giochi da ragazzi e tutta l'attività che si svolgeva in questo complesso. Questa costruzione di tipico stile lombardo si sviluppa attorno a una corte chiusa sui quattro lati da edifici nei quali si svolgevano le diverse attività. Da una parte, sul lato nord, abbiamo le abitazioni, mentre sugli altri lati abbiamo stalle, fienili e addirittura un settore nel quale veniva coltivato il bacco da seta, un'attività molto sviluppata nell'Ottocento. La costruzione di questi stabili è fatta con mattoni e sassi nei muri perimetrali, mattoni per i pilastri e tavolati interni, impalcati in legno ad eccezione delle stalle che hanno il soffitto a volta, in mattoni sempre. E le coperture di tutti gli edifici con tetto a falde, a due falde, rivestite in coppi di tipico stampo lombardo anche questo. Allora, eravamo in quattro sorelle, due si dormiva di qua e due di là. La porta era sempre aperta perché malintenzionati non ce n'erano. Le uniche visitatrici erano le rondini. Che un anno l'abbiamo presa, ci abbiamo messo il nastrino rosso e poi l'abbiamo lasciata andare e l'anno prossimo è ritornata ancora. Qui c'era la camera del papà e della mamma. E qui una scala bella pericolosa che l'abbiamo misurata più di una volta. Aspetta, attenti di non cadere perché io l'ho fatta da lì fino giù in fondo con un tacco alto così di zoccole. È arrivata il sangue sale, qui la nostra piatta, ecco. Come la televisione, che noi una volta non avevamo né la televisione né la radio. Di Carlo, quanti anni siamo stati qui? Io sono nato qui, ho le radici qui. E quanti anni sei stato qui? Quanti anni adesso? Circa 60. Mamma mia, mi sono sposato
28, quindi 28 anni, ma poi in continuazione arrivavo perché c'erano ancora i miei genitori. E arrivavo qui ancora a trovarli, a aiutarli, sì, a infilare il tabacco, a penderlo, che era un mestiere un po' faticoso. Ecco, guarda, il tabacco lo si vede qui, guarda, vedi? Ecco. Il tabacco, vedi? Che è teso a seccare, guardalo lì, vedi? E la corte. Questa della era la fattoria. Mia mamma che c'aveva le mucche e andava a pascolare le mucche. Vedi, qui filavano il tabacco, poi lo mettevano a essiccare e poi lo portavano qui alla fabbrica. In alto hai visto i pali che ci sono là, li attaccavano. Ecco, vedi. Poi c'era i pomodori, l'uva e il fino, facevano tanto fino per le mucche. No, ma l'attività lucrativa era solo il tabacco, quel. Ma che i pomodori o che nava. Poi qualcosa in eccedenza che si vendeva, ma altrimenti l'attività proprio principale era il tabacco. Cioè, ci serviva appunto nel mese di novembre per San Martino a pagare l'affitto dovuto. Ci si aiutava, però ognuno aveva il suo rapporto. Cioè la famiglia era tutta impegnata perché quando le piantine erano già alte, si dovevano raccogliere le foglie, portarle a casa, poi si dovevano infilare e poi appendere e poi ritirarle quando erano secche. E venivano curate tutte perché c'erano le foglie da staccare per impedire che si accartocciassero assieme. Praticamente era il lavoro di un anno continuo. L'affitto si pagava all'ospedale di Mendrisio, sì, a novembre. A novembre, San Martino, esatto. Bisognava preparare i soldi per l'affitto, sì. E anche se vivi dentro, le stai al 42, ci siamo entrati qua. Adesso andiamo, avete visto la masseria della Pobbia, avete incontrato delle persone che qui hanno abitato, perché a partire dal mese di novembre non ci sarà più, la smonteranno pezzo per pezzo, mattone per mattone, e poi verrà ricostruita al Ballenberg, dove c'è il museo all'aria aperta della civiltà contadina, e lì potrete ancora andare a vedere la masseria della Pobbia.